Sindaco, sì, apre la campagna elettorale della lista Cassì, sindaco, insomma, lo slogan è andiamo avanti. Lo slogan è sì, andiamo avanti. La campagna elettorale è già stata iniziata già da qualche tempo, oggi abbiamo presentato la lista, sono veramente contento di come questa lista è stata composta, ci sono di rappresentanti della società civile, componenti veramente della comunità ragusana a 360 gradi, sono persone molto motivate, noi contiamo di fare un ottimo risultato anche di lista perché è di fondamentale importanza. Oggi abbiamo chiuso col discorso del bilancio fine mandato, abbiamo distribuito l'opuscolo dove sono racchiuse le opere, le attività di questi 5 anni, a breve potremo dare contezza del nostro programma elettorale. Stiamo approfondendo insieme alla coalizione, siamo molto motivati, c'è molto entusiasmo, la campagna entra nel vivo, quello che speriamo che la gente, la comunità ragusana percepisca quello di buono che è stato fatto in questi 5 anni, possa dare quella continuità amministrativa che è necessaria per completare un lavoro iniziato 5 anni fa. Non dimentichiamo le difficoltà che sono state in questo periodo, il Covid, la crisi economica, non ho mai accampato scuse, il Comune è sempre andato avanti, è stato pronto e reattivo nel ripartire immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza, è un comune virtuoso, ha solidità economica, è stato trattato, è stato gestito a mio giudizio in modo estremamente positivo, cercheremo di andare avanti per portare il comune di Ragusa dove merita, cioè tra i comuni migliori, più prestigiosi, più importanti dell'intera nazione. Alla scadenza dei 5 anni, sindaco, c'è qualcosa di cui si rammarica? Cioè lei arriva al Comune di Ragusa senza l'esperienza politica, un ambiente del tutto nuovo, sono passati quasi 5 anni, qualcosa che lei dice potrei averla gestita, averla voluto gestita meglio? Sì, beh, sono tante cose che tornando indietro magari si proverebbe a fare in maniera diversa. Nella vita si commettono errori anche tutti i giorni, ci si accorge. Allora, l'abilità di un politico, ma in generale questo vale per tutti i comparti, è quello di riuscire anche a correggere la rotta nel tentativo di raggiungere l'obiettivo che si vuole perseguire. È successo a me, è successo penso a tutti. Il problema secondo me sta nel riconoscere quando una strada magari presa non è quella giusta e correggere la strada. Io credo che questa amministrazione abbia anche introdotto uno stile diverso che è improntato anche alla correttezza, alla sobrietà e anche al riconoscimento degli errori, che è una cosa fondamentale nella vita in generale, per un politico in particolare. È qualcosa che generalmente non accomuna il mondo politico, perché chi fa politica spesso è considerato come, o perlomeno si autocelebra come qualcuno che è capace di risolvere qualsiasi situazione. Invece con umiltà, con modestia siamo entrati in un mondo certamente sconosciuto, abbiamo affrontato tanti problemi, abbiamo dovuto gestire situazioni veramente complicate e credo che alla fine il risultato sia estremamente positivo, questo è il mio bilancio. Con l'esperienza di oggi, la visione dei prossimi 5 anni? 21... Sì, no, c'è una visione precisa della città, chiaramente la città è talmente bella che è proiettata verso un futuro con uno sviluppo turistico particolarmente intenso. Io credo che il futuro della città di Ragusa, la crescita della città passa attraverso una valorizzazione dei beni culturali, del turismo, la promozione turistica, la promocommercializzazione del territorio, Ragusa destinazione turistica, ci sono tante occasioni di crescita nella città, forse quella della cultura e del turismo è quella che dà più margini di miglioramento.